Fare manutenzione agli strumenti di pulizia ci aiuterà a vivere in un ambiente più igienico. L'aspirapolvere è quello strumento che utilizziamo tutti i giorni, quindi periodicamente andrà igienizzato. O andrebbe igienizzato quando insomma è possibile, e questo ci assicurerà anche una sua più lunga durata. Tutti i pezzi smontabili, tutte le parti chiaramente non elettriche e abbastanza resistenti andranno quindi smontate, aspirate, pulite il più possibile per poi passare alla fase successiva. Per avere sempre ottimi risultati dal nostro battitappeto è importante liberare le spazzole da tutti i filamenti che si saranno formati intorno alle setole. Quindi con l'aiuto delle forbici tagliare tutti i filamenti, quindi aspirare. Eccomi pronta per la fase successiva. Io igienizzo le parti dell'aspirapolvere usando la lavatrice. Per evitare di creare danni, di spaccare qualcosa, inserisco anche delle parti morbide, come possono essere i tappeti o anche gli stessi panni dell'aspirapolvere, o meglio della lavasciuga o della lavapavimenti, e metto tutto insieme e tutto verrà perfettamente pulito. Le parti più sporche le pre-tratto con uno sgrassatore igienizzante.
finisco il detergente direttamente nel cestello. Mentre nel cassettino inserisco l'additivo igienizzante, un cucchiaio circa. Non sono necessarie altissime temperature, basterà un semplice 40 gradi. Io utilizzo un ciclo per capi misti. Tempo che la lavatrice sta lavando le altre parti dell'aspirapolvere, provvedo a pulire con uno sgrassatore igienizzante, e in questo caso qui utilizzo questo prodotto specifico, ma più che altro per la sua bella profumazione, e tramite il panno carta passerò tutto lo sgrassatore nelle parti un pochino più sporche. Lascio agire il prodotto per qualche minuto e poi ripasserò un altro panno carta asciutto per rifinire. Vediamo il risultato. Qualche peluco rimane sempre, soprattutto se fate come me, che prima di igienizzare i vari componenti fate passare molto tempo. Ok, risultato soddisfacente. Grazie, ciao, a presto. Periodicamente è bene igienizzare anche la lavatrice.